notte faccio il Parigi. Instancabile sino all'ultimo, come aveva raccontato a TV 2000 nel 2019 con la sua inconfondibile ironia. Per non annoiarmi mi sono messo a studiare ancora il memorizzo con la bellezza . E sono arrivato a una perfezione anche importante, certo, con la lingua inglese che lo parlo perfettamente. Elio Pandolfi sino a quando ha potuto è salito sul palco, l'ultima volta prima che il Covid chiudesse i teatri con lo spettacolo Io mi ricordo. E sono tantissimi i ricordi di una carriera che ha visto Pandolfi, nato a Roma il 17 giugno 1926, dividersi tra radio, TV e palcoscenico. Terzo di quattro figli, scoprì l'amore per lo spettacolo ascoltando i concerti Martini e Rossi alla radio, gli studi all'Accademia d'Arte Drammatica nella classe di Bice Valori e Rossella Falk, il debutto a Venezia come Mimmo nel 48. Oltre 500 film come doppiatore, sua la voce di staglio della coppia Lore Leardi, ma anche speaker subito dopo la guerra Radio Vaticana. La prosa diretto da Luchino Visconti con Paolo Stopperi in Amorelli, la rivista con Vando Osiris e la ditta Garinei e Giovannini, e poi l'operetta come caratterista, spesso nei panni di Niegus della Vedova Allegra, ma anche il cinema d'autore perché Pandolfi ha girato con Fellini, Patroni Griffi e la Vermuller, e il varietà alla radio e la TV con Mina a Studio 1. Il cordoglio del ministro della cultura Franceschini per Pandolfi, che si è spento nella sua casa romana. Per sua volontà non saranno celebrati funerali pubblici.